anche la voce degli studenti delle scuole superiori che sono stati, insomma, non voglio vantarmi, però insomma, uno dei primi soggetti che negli ultimi 3 anni ha iniziato davvero a vivere le piazze, a scendere in piazza, ad arrivare ad occupare le proprie scuole contro quel progetto, insomma, di distruzione della scuola e dell'università che è stata la riforma Gelmini. Vi ricorderete tutti come dal 2008, insomma, lo slogan che ci ha contraddistinto è stato quello del noi la crisi non la paghiamo. In un certo senso quello che sta succedendo oggi qui e quello che è successo in tutto il mondo negli scorsi mesi è strettamente collegato con noi la crisi non la paghiamo, che dicevamo qualche anno fa noi studenti nelle piazze di tutta Italia. Praticamente quello che sta succedendo oggi è che se quel noi la crisi non la paghiamo qualche anno fa si riferiva a una crisi che non era ancora, tra virgolette, reale, ma era una crisi che avveniva nei mercati finanziari, erano dei numeri che forse neanche riuscivamo bene a capire, ma che insomma iniziavano già a prefigurarsi come dei tagli sulle nostre scuole. Quello che è successo è che man mano si è sempre fatta più concreta e quindi è andata sempre più a modificare la nostra vita, la vita di tutti i giorni, è andata a peggiorare le nostre condizioni, quelle della nostra famiglia, all'interno della scuola, ma anche all'esterno della scuola. Basta pensare a tutti quei costi che di fatto rendono sempre più difficile andare a scuola. Mi riferisco ai libri scolastici, insomma, i genitori che sono qua in piazza lo possono capire, si tratta veramente di centinaia di euro. Mi riferisco agli abbonamenti dei pullman che dobbiamo pagare per andare a scuola, mi riferisco alle tasse di iscrizione delle nostre scuole che stanno sempre più aumentando. Quindi quello della scuola alla fine ci siamo accorti che è un piccolo tassello, un piccolo pezzo di un puzzle che in realtà è molto più enorme e che si va sempre più allargando, e la gente che è qui in piazza per fortuna lo ha capito. Questo progetto qual è? Semplicemente è quello che noi dicevamo già anni fa, 3 anni fa, ovvero far pagare la crisi a chi questa crisi non l'ha creata, con degli strumenti che in realtà sono più o meno... con degli strumenti che in realtà non sono decisi dai vari governi, ma sono decisi da strutture, da potentati che vanno ben al di sopra dei governi delle singole nazioni. Perciò la prima riflessione che come studente abbiamo fatto quando abbiamo visto cadere il governo Berlusconi non è stato un bel applauso, non è stato un momento di gioia, ma è stato dire: bene, adesso cosa succede? Forse ci va ancora peggio, forse comunque di sicuro non ci va meglio. Perciò passo al lato più pratico. Prima che il governo Berlusconi cadesse, noi avevamo già stabilito una data di mobilitazione studentesca che sarà il prossimo giovedì, giovedì 17, e l'appuntamento per gli studenti alle ore 9 in piazza Barello. Bene, abbiamo detto: bene, cade il governo Berlusconi, dobbiamo far vedere che la nostra intenzione non era quella di buttare. La nostra intenzione non era solo quella di buttare giù Berlusconi, ma era quella, l'abbiamo sempre detto, di abbattere un'intera casta politica, di abbattere un'intera casta finanziaria. Quindi cade Berlusconi, bene, facciamo il 17 il corteo, ma andiamo oltre, facciamo vedere che il nostro interesse non era, come dice una certa parte della sinistra, di abbattere Berlusconi, che tutto dipende da lui, tutto ha fatto lui, se siamo nella merda è solo colpa sua. No, questo lo dice chi vuole pararsi nella schiena e già pensare di andare anche lui a mangiare quella fetta di privilegio, a mangiare dalle poltrone che poi paghiamo tutti noi. Quindi dopo il 17 non fermiamoci, ma andiamo ancora una volta a riprenderci le nostre scuole, andiamo ancora una volta a occupare le nostre scuole, perché secondo me quella è una pratica importante, far vedere che se noi viviamo la scuola tutti i giorni vuol dire che la scuola, sulla scuola dobbiamo decidere noi, ma non solo a livello nazionale, anche a livello locale. Volevo ricordare che siede qui, insomma, Cotes, che siede là dietro, Cassina, no? Quindi se noi viviamo la scuola tutti i giorni sta a noi decidere cosa fare della scuola, sta a noi proporre un modello diverso di scuola, sta a noi costruirlo dal basso solo attraverso le nostre forze, perché la cosa che mi piace molto anche di questa piazza è che per fortuna non vedo bandiere di partiti, non vedo bandiere di associazioni. Quindi una, tra virgolette, come per noi è anche stato un esempio, la lotta valsusina è una cosa che viene dalla gente, che viene dal basso e viene soprattutto dalla gente che si è davvero stufata, che ha capito che le cose così non funzionano, non funzionano non perché c'era Berlusconi,
ma non funziona perché è un modello economico che ha creato questa crisi, è un modello economico che sta facendo pagare la crisi a noi, alla gente che di sicuro non l'ha creata, la gente che di sicuro da questa crisi non otterrà nulla se non, se non un peggioramento delle proprie condizioni. Quindi secondo me davvero credo che quella di oggi è un segnale importante, perché insomma abbiamo visto in altre parti del mondo arrivare a questo livello così popolare in maniera anche più veloce, mi riferisco agli indignati spagnoli, a quelli americani, a quelli islandesi, a quelli di un po' tutte le parti del mondo, e anche qui in Italia si inizia a diffondere questo livello. Quindi anche qui in Italia dobbiamo saper comprendere quali sono state le esperienze che ci sono state in altri paesi, saper cogliere quali sono stati i momenti di ricchezza. Io vorrei sottolinearlo ancora una volta, secondo me una delle questioni che ha davvero reso ricco alcuni movimenti, alcune situazioni al di là della nostra nazione, è stato il fatto che era una cosa popolare, gestita nel basso, come tra virgolette, se mi permettete, è anche stata la lotta dei noi studenti, che ha saputo tenere lontano certi partitini, certi giochi di politica, certi politicanti che già vedevano nella lotta studentesca uno strumento per poi andare a finire nello stesso gioco di potere. Quindi io credo che da questo segnale dobbiamo comunque continuare, e dobbiamo anche, per quello che dicevo prima, non è che è caduto il governo Berlusconi, noi qua in piazza oggi non ci siamo. No, noi vogliamo vedere poi cosa combina Monti, vogliamo poi vedere cosa si combina dopo. E già lo sappiamo. Comunque la soglia è sempre la stessa. Tagli dappertutto, su tutto il sistema di welfare, su tutti i servizi, su tutto il discorso dei beni comuni. Tagli che però hanno una forte ricaduta sul livello delle nostre vite, questo dobbiamo sempre ricordarci, tutti quei discorsi, tutte quelle belle parole che sentiamo nella televisione, poi sono cose, lo sappiamo benissimo, che toccano le nostre vite proprio nella quotidianità, che toccano i nostri stipendi, che toccano la nostra scuola, che toccano il nostro lavoro, che ci fanno diventare disoccupati, che ci fanno diventare precari. Va toccato. E quindi appunto vorrei dire, bene, quella di oggi è già un buon risultato, continuiamo ad arricchire questa giornata, quindi invito anche altra gente a parlare, e guardiamo anche oltre, soprattutto guardiamo come comunicare questo all'esterno, senza magari non cadere nei soliti giochi, ma facendo vedere che qui c'è davvero la gente, e c'è davvero gente che non ha bisogno di bandiere, ma che si sta esprimendo nel modo più diretto e nel modo più reale possibile. Di suo, di tasca propria, per sistemare questa crisi, per sanare questa crisi. Cioè io vedo stipendi che secondo me non si meritano, vedo gente lì che sta seduta e guadagna 30.000, 40.000 euro al mese, ma io mi chiedo perché loro devono guadagnare così tante, mentre magari un ricercatore, un laureato che è appena uscito non riesce a trovare lavoro per via di un sistema che non funziona. E anche, non so se avete seguito le Iene durante questi giorni e come funzionano i vitalizi, e come funziona il loro, diciamo, le loro ricchezze, che loro possono permettersi il pensionamento dopo 5 anni. Loro sono lì 5 anni a guadagnare 20.000, 30.000, 40.000 euro al mese e vanno già in pensione senza versare nemmeno un contributo, nemmeno un euro di contributo. Io questo mi chiedo, ma tante cose non quadrano, anche il Vaticano che ha l'Istituto Opere Religiose, che è un istituto che ci sono ricchezze in mani dietro che non finiscono mai, ci sono pareti lunghe con lo spessore di diversi metri dove dietro ci sono ricchezze in mani. Io mi chiedo cosa se ne fanno di quelle ricchezze, predicano di tanta umiltà, tanto bontà verso il prossimo, bene, ci mettessero qualcosa di tasca propria per sanare questa crisi. Cioè non capisco cosa se ne deve fare il Vaticano di tutti quei miliardi, non riesco a capire, cioè non c'è qualcosa che non quadra, anche il fatto che non paghino l'ICI. Non è... giusto qualche domanda che da anni ormai ci propinano dall'alto senza neanche chiederci un minimo di opinione, eppure la risposta che siamo riusciti a dare è sempre stata quella che è migliore, quella di andare a scendere in piazza e farci sentire. E ancora adesso insomma nelle università e nelle scuole si è parlato della crisi, si è parlato di come rispondere, si è parlato di come vediamo noi le rivolte dal Nord Africa, di come vediamo Occupy Everywhere, di cosa significa per noi Occupy Everywhere, cosa vuol dire la crisi delle banche, cos'è l'austerity. Insomma in queste discussioni
queste discussioni durante, mentre parliamo con i nostri compagni di corso, ci accorgiamo che un'opinione di sicuro nell'eterogeneità di tutti è comune, che sicuramente un nemico comune ce lo abbiamo, e sono le banche, sono i poteri finanziari, che come dimostrano insomma la nuova nomina di Monti, ci dice che sono i banchieri adesso che devono governare. Se prima ha governato Berlusconi per tutti questi anni, non era abbastanza un uomo della finanza, non era abbastanza uno che riusciva a imporci l'austerity, adesso arriva questo Monti che non è nient'altro che un banchiere. Quindi se dobbiamo uscire dalla crisi facendocela imporre dai banchieri, che adesso diciamo con questo governo tecnico si palesano alla guida del paese, dobbiamo dire che non ci stiamo, secondo me, ed è importante che insomma anche oggi ne parliamo tutti insieme per condividere i nostri ragionamenti. Io lancio una proposta, ma che è già stata discussa e già se ne è parlato all'interno delle scuole, nelle superiori, ma anche nelle università, ossia durante la giornata del 17 novembre noi andremo a farci sentire davanti ai poteri finanziari, davanti alla Banca d'Italia, che è uno dei, secondo me, delle cose, delle istituzioni che adesso sta assumendo più importanza in queste manovre. Andremo lì davanti e ci faremo sentire con una accampata, ci faremo sentire mettendo i nostri corpi davanti a quel potere finanziario, e un Occupy Banca Italia che secondo me questa assemblea può pensare di condividere, possiamo pensare di discutere, di andare tutti assieme, di unirci agli studenti universitari e agli studenti medi per andare tutti insieme davanti a Banca Italia e dare uno sbocco concreto a questa discussione, che come si diceva prima, insomma, se ognuno di noi quando torneremo a casa questa sera e nei prossimi giorni ne parlerà col proprio compagno di banco, col proprio compagno di lavoro, eccetera, alla prossima saremo molti di più con la stessa voglia di partecipare, con la stessa voglia di decidere tutti assieme le cose, e quindi l'invito secondo me è quello di allargare la partecipazione e cercare di dare voce a questa Global Revolution anche qua in questa città. Grazie. Questo fa capire in che direzione vuole che l'Italia vada, l'Unione Europea. L'Unione Europea vuole che l'Italia, nonostante il referendum, nonostante la popolazione si sia espressa democraticamente verso la ripubblicizzazione del settore dell'acqua e in generale verso insomma la pubblicizzazione dei beni comuni, l'Unione Europea e dietro il Fondo Monetario Internazionale vogliono questo, ovvero che tutti i beni comuni, dall'acqua ai trasporti, insomma tutti i beni di cui ci serviamo quotidianamente, finiscano ai privati. Che se va bene, cioè se vanno in positivo, guadagnano si fanno i loro bei profitti. Se va male, non fa niente, scaricano su di noi il passivo, come è successo, tanto per dirne uno, con l'Alitalia e con altri servizi pubblici e statali che sono stati privatizzati. Lo lascio qua, giusto per tenere a memoria. Cadere, tutti devono cadere, e adesso lo facciamo noi, in questo momento, perché noi siamo responsabili per il futuro, per la storia, per dire che la libertà vera è difficile, è dura, è lungo, però lo prendiamo noi, in questo momento, adesso, tutti insieme, viva la rivoluzione! A tutti che il debito, che ci piaccia o meno, nel momento in cui comincerete o cominceremo a produrre un minimo di reddito, ci sarà chiesto di pagare.
Allora, come Movimento No TAV chiaramente il primo contributo che possiamo dare è quello che noi non vogliamo spendere questi 20 o 34 miliardi che siano per costruire quest'opera che riteniamo inutile e devastante, poi penso conosciate più o meno tutte le nostre ragioni. Immagino che sappiate anche che ci sono state iniziative da parte di questa giunta regionale, in particolare da parte del presidente Cota, che ha appena insomma realizzato quello che si chiama voto di scambio, quindi è arrivata una commessa su Novara per la costruzione di F-35, che per quello che mi riguarda sono di nuovo investimenti inutili e che tolgono denaro a cose che ci servono in maniera molto più così quotidiana, e insomma le cose sono quelle che riguardano in particolare voi che andate ancora a scuola, immagino che ci sono un sacco di giovani. Quindi noi direi come punto di partenza dovremmo trovare questo modo qua di comunicare che il debito non lo paghiamo, ma che pretendiamo che queste risorse vengano dirottate immediatamente sui servizi essenziali. Purtroppo tanto non abbiamo problemi di tempo, non abbiamo assolutamente limiti, questo evento tra l'altro non è stato neanche di fatto autorizzato da questure o altro, semplicemente un luogo dove le persone stanno incontrando ed è importante approfittare di queste occasioni. Però dicevo, da questa cosa qua secondo me deve nascere qualcosa così come è nato New York, così come è nato a Madrid o a Barcellona. È importante che rilanciamo e da questa cosa si crei qualcos'altro. Allora, mi è interessato molto quello che ha detto lo studente che è intervenuto prima, cioè l'idea di individuare un luogo fisico in questa città, nella nostra città, a Torino, individuarlo come responsabile delle nostre condizioni di vita, e mi sembra che bene o male su questo siamo tutti d'accordo, che sicuramente se lo individuiamo nella Banca d'Italia è difficile costruire dei ragionamenti per cui la Banca d'Italia sarebbe in qualche modo immune da critica, immune da contestazione, da protesta per le condizioni in cui ci troviamo a vivere. Allora l'idea che gli studenti hanno avuto di accamparsi davanti o comunque di assediare quel luogo può essere una buona idea. Secondo me se loro fanno un corteo al mattino, adesso discutiamone, esprimiamoci eccetera, può aver senso che un presidio di questo tipo, che non è un presidio prettamente studentesco, ci sono molte persone che lavorano, anche su Facebook molti dicevano arriverò magari un po' più tardi, arriverò dopo le 8 o le 9 perché finisco di lavorare, magari in un orario successivo a staffetta si aggreghi a chi già sta assediando quel palazzo e incrementi il numero degli assedianti, perché in questo modo può nascere veramente qualcosa di interessante, perché comunque nel momento in cui andiamo davanti a un'istituzione del genere i mezzi di informazione sicuramente non potranno ignorare questa cosa, se resistiamo lì e continuiamo a stare lì questa sarà una cosa che darà molto fastidio. Ne può nascere qualcosa che a cui poi potremmo fare assemblee, progetti, riflettere, commissioni, discussioni, scrivere, parlare, farci sentire. Quindi secondo me questa sarebbe una buona idea e quindi la rilancio. Perché concludo, secondo me il punto fondamentale politico oggi, si è visto già in molti interventi, è che certo la casta è sicuramente un problema di questo paese, e questo e non soltanto di questo paese, giustamente come ha ricordato lo studente iraniano prima, ma c'è qualcosa di più, nel senso che io mi ritrovo appunto a essere precario, a faticare nella sopravvivenza, nel frattempo a mia madre, che erano anni che sperava di poter raggiungere mio padre nella pensione, quest'anno la manovra di Tremonti ha bloccato completamente i pensionamenti, rinviando a tra qualche mese nuove riforme delle pensioni, e quindi il sogno della pensione per mia madre va a essere evanescente, e le si dice che per far lavorare me, che lei deve lavorare ancora di più, perché altrimenti io non avrò la pensione, quando ci sono benissimo che comunque io la pensione non ce l'avrò in ogni caso. Allora a questo punto ci propongono delle ricette dicendo comunque la lettera della BCE non può essere ignorata, comunque c'è una situazione internazionale che non può essere ignorata a livello di mercati, anzi vediamo persino un quotidiano come Repubblica che ha fatto dell'antiberlusconismo tutta il suo successo, che di giorno in giorno non fa altro che dire Berlusconi dice che si dimette, i mercati vanno bene, Berlusconi dice che non si dimette, i mercati vanno male. Ma cosa vuol dire? Che allora sono i mercati che ci governano, allora sono quei numeri che ci governano, ma allora è una dittatura. Allora diciamolo chiaro, che è sempre stata una finzione, i partiti, il Parlamento, le elezioni, in realtà ci sono dei numeri, e dietro quei numeri ci sono persone che vanno a fare le vacanze alle Seychelles una volta ogni due settimane, perché questa è la verità. Chi è che ci sta in borsa? Ci stanno dei parassiti, alla Banca d'Italia ci stanno dei parassiti, gente che non
non produce niente e sono loro i responsabili della crisi. La crisi non è un disastro naturale, non è qualcosa che non si può modificare, è una cosa creata dalle politiche economiche, finanziarie, e queste politiche devono cessare. Allora,